diciamo. La periferia tibetana è materialmente in crisi, diciamoci la verità. Io, secondo il mio punto di vista, poi naturalmente ognuno di noi ha il punto di vista, quindi può pensarla nel modo in cui meglio crede. Ti dico che secondo me la crisi è solo del risultato, perché giustamente veniamo da quattro partite e ci sta che tu mi vieni a dire questa cosa. Per come la vedo io all'interno e come ho visto la partita, che cosa si può dire al mister, secondo me, ti ripeto, ai nostri compagni di squadra, se per un tot di tempo hai sempre la palla, hai sempre il pallino del gioco e poi purtroppo prendi la bastonata. È un periodo negativo sicuramente di risultati, secondo il mio punto di vista, che ci dovrà far riflettere e lavorare ancora di più, perché sicuramente qualcosa in più dovremo fare per tirarci fuori da questo periodo. Quindi se io penso sia così. Visto che sei rientrato oggi, hai detto secondo il mio parere, secondo il tuo parere, come giudichi il tuo rientro? Lo giudico positivo, secondo me, perché io ho fatto quello che mi ha chiesto l'allenatore nel modo più giusto. Poi è normale, posso sbagliare tecnicamente, perché sarei stato in Serie A se fossi stato un fenomeno. Però io ti dico, sotto l'aspetto di tornare a casa con la coscienza pulita, io la vedo veramente positiva, perché abbiamo cercato tutti quanti di fare quello che più serviva per andare a riportarci i tre punti che secondo me meritiamo, perché se vediamo, perché io sono stato fuori quasi 2 mesi, io ho visto, a parte Rieti, perché Rieti ci sta, non abbiamo espresso quello che dovevamo esprimere, cioè, secondo me stiamo cercando di fare quello che è il credo del mister, perché io preferisco meglio far questo piuttosto che essere, per dire, con tutto il rispetto del Picerno, perché la reputo una grande squadra, però stare chiusi là e ogni pallone cercare le punte, io preferisco questo credo, secondo me. C'era Angelino, vai via. Che clima si respira attualmente nello spogliatoio? Voce. Che clima si respira attualmente nello spogliatoio? Sicuramente non un clima felice, c'è un po' di tensione perché stiamo cercando di raggiungere i risultati, perché il risultato di conseguenza ti fa affrontare la settimana in un modo più tranquillo, più concentrato sul lavoro. È normale che qui dobbiamo rimboccarci le maniche e cercare di fare qualcosa per riportare il clima sereno. Raffaello Stella, cronica di Caserta. Ciao. Salve. Io non sono d'accordo con te su quello che hai detto prima, perché la Casertana anche oggi ha mostrato, l'ho detto anche prima al mister, una netta involuzione nel gioco. E lo stesso Picerno oggi forse meritava di vincere più della Casertana. Questa è la mia opinione, che non mi trovo concorde poi con sì, sicuramente, ma cioè, come ha detto il Signore, ognuno di noi può avere un punto di vista. Naturalmente noi la vediamo, io per come sono nella vita cerco di sempre di vederla in modo positivo, col bicchiere mezzo pieno. Poi è normale, evidentemente se il risultato non viene qualcosa c'è che non va, un'involuzione come dici tu ci può essere stata, però per me che la vivo dentro, la vivo la settimana, secondo me dobbiamo continuare su questa strada e sicuramente ci tireremo fuori. Vale. Allora io ce n'ho due. E rapidamente. Certo. La prima, diciamo che meno male è arrivato quel gol a pochi secondi dalla fine, perché almeno teniamo salvi gli scontri diretti. A parità di scontri diretti rispetto a loro, finiti a pari punti, teniamo una differenza rete migliore. Quindi questo è l'aspetto per ora positivo. Concordi con me su questa visione? E poi, secondo te, al di là della medicina del mister che diceva lavorare, qual è il modo migliore per uscirne, secondo te? Allora, forse non la vedo positiva, perché ti dico, per come ho visto io, è negativa, perché meritavamo qualcosa in più. Secondo me, poi per fortuna siamo riusciti a riacciuffare quello che era il risultato, però sicuramente la miglior medicina, come lo è nel calcio, sono i gol, quindi dovremmo cercare di vincere e segnare. Questa secondo me è la medicina.
Ho visto Zitto un po' nervoso, al di là dei risultati che non stanno arrivando, ma ci sono delle spaccature interne, come... Mamma mia, No, posso dire che c'è il clima di chi si vuole guadagnare la pagnotta, quindi il nervosismo non è dettato a qualcosa di negativo, può essere, delle volte il nervosismo può essere positivo perché ti tira fuori qualcosa da dentro, che un qualcosa in più che puoi dare, quindi non... Marotta, chiudiamo, se ci sono altre domande. Giocare regista o... Sinceramente l'ha provato ieri e ti dico, per me è il ruolo che ho sempre fatto a Rende, quindi sì, ho fatto il mediano, ho fatto sempre il mediano, quando venni qua a fare i playoff facevo il mediano e sicuramente non me l'aspettavo, però io ho cercato di fare quello che è giusto per la squadra, ti ripeto, poi che gioco esterno, che gioco interno, che gioco è, io cerco sempre, come importa, io cerco sempre di dare il mio. Io sono velocissimo. Quanto ha fatto male la contestazione dei tifosi e con quanto ha preso in corpo, alla base anche di questo, andrei ad affrontare con Michel Bichet in un'altra partita spartiacque della stagione? Fa un po' male, questo non te lo nego, perché dispiace, ma semplicemente perché farebbe piacere essere più uniti e soprattutto nel momento di difficoltà stare ancora più uniti. Sicuramente se ci hanno criticato qualcosa che non va, c'è, dovremo lavorare per questo, e la speranza è che ritornerà tutto come era il girone d'andata. Che ti riferisci quando dici stare più uniti? Perché voglio dire, si è perso una partita a Rieti, sì. Si è pareggiato in casa, non c'è molto più certo. Più uniti nello spogliatoio? No, intendo tra noi e pubblico, si deve ritornare a creare quella sintonia che purtroppo il calcio vuole che si crei attraverso i risultati, perché è giusto così, pure io ho le prestazioni, ma io penso che il cuore ce l'hanno messo tutti quanti, tutti i miei compagni, quindi io, per dire, non ho nulla da recriminare ai miei compagni di squadra, recrimino il risultato, però il calcio è strano per questo. Ok, grazie a tutti. Grazie a voi.